Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche in questo nostro appuntamento affronteremo tre temi ben diversi l'uno dall'altro. Il primo tema che affrontiamo ci porta proprio dentro l'aula e si parla dell'approvazione del bilancio consolidato 2022, è arrivato in via libera con voto favorevole a maggioranza. Poi per il difensore civico c'è una nuova convenzione stipulata con la provincia di Pistoia e poi una targa al regista Alessandro Sarti per il suo impegno per la cultura toscana. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza, e questo è il primo tema, con 19 voti favorevoli PD e Italia Viva e 11 contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, il bilancio consolidato per l'anno 2022 della Regione Toscana. Il bilancio consolidato, ve lo spieghiamo, ha una finalità, quella di mettere in evidenza i risultati complessivi di tutto il gruppo dell'amministrazione pubblica, quindi la regione più tutti gli enti e le società che vengono considerate rilevanti. Quindi si tratta, come capirete, di uno strumento estremamente utile per la programmazione. Il bilancio consolidato della Regione Toscana per l'esercizio 2022 evidenzia un risultato economico importante, sono solo due fattori negativi, quelli di FIDI Toscana e Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche. Tutti gli enti poi hanno chiuso l'esercizio inutile. Ma ascoltiamo proprio i consiglieri sull'approvazione, a maggioranza ricordiamo, di questo bilancio, il bilancio appunto consolidato. Il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente Regione. È un bilancio positivo. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente Regione Toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla Regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in deciso aumento e qui sta anche un'attività forte che la Regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale. Quindi un sì motivato, giustificato da numeri e dati che ci parlano di un bilancio allargato della Regione che è sotto controllo. La votazione a maggioranza, dove Italia Viva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni, serviva a non aumentare addizionali IRPEF, serviva a non aumentare il bollo, ma serviva a dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini qualitativi, e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. Il bilancio consolidato che raggruppa la Regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% in house presenta dati in chiaroscuro. C'è un risultato formalmente positivo, ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera del raggruppamento, negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di FIDI Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le terme di Montecatini, di cui la Regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X. L'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci, a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro, perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori.
E lasciamo il palazzo della sede del Consiglio regionale della Toscana, quello che è in via Cavour, il palazzo del Pegaso, ci spostiamo invece nel palazzo, bellissimo peraltro, Vivarelli Colonna, che è la sede della provincia di Pistoia. Lo facciamo perché è stata rinnovata la convenzione tra il difensore civico della Toscana e la provincia di Pistoia. Questa era una collaborazione che era stata avviata con successo poi nel 2019. Quindi c'è l'URP come centro appunto aperto al pubblico della provincia di Pistoia, aiuterà quindi i cittadini a raccogliere le istanze sul territorio per conto del difensore civico regionale e ridurre in questo modo la distanza che talvolta li separa dalla pubblica amministrazione. Quindi anche l'ufficio relazioni con il pubblico è aperto anche a quelle che possono essere delle tematiche da affrontare o da sottoporre proprio al difensore civico della Toscana. Però è intenzione del difensore civico, Lucia Annibali, aprire nuovi sportelli anche nei territori della Toscana. Il difensore civico serve a restringere quella distanza che spesso si crea tra la pubblica amministrazione, i gestori di pubblici servizi e i cittadini. Quindi noi facciamo così da collante, avviciniamo questi due soggetti e sosteniamo, guidiamo i cittadini ma anche le pubbliche amministrazioni affinché questo rapporto sia un rapporto sempre più proficuo e di collaborazione e di sostegno. Ci occupiamo poi di tutto, di tutte le esigenze quotidiane, piccole e grandi, il tema della sanità ma anche i tributi, abbiamo anche rapporti con i comuni, quindi con le amministrazioni diciamo locali, quindi più piccole, per cui siamo un servizio di grande supporto. Siamo molto felici di essere qui questa mattina, rinnoviamo una convenzione, una collaborazione con l'URP della provincia di Pistoia e il difensore civico partita nel 2019, quindi oggi proseguiamo con ancora più slancio questo servizio attraverso un personale esperto che aiuterà il cittadino a raccogliere sul territorio le sue istanze dirette poi al difensore civico regionale, quindi un servizio molto importante di vicinanza e di sostegno ai cittadini. Siamo soddisfatti dell'esperienza di questi anni, peraltro devo dire un'esperienza che dal punto di vista del suo incardinamento nella provincia e anche all'esito delle evoluzioni della riforma è un'esperienza quasi unica sul territorio regionale, nel senso che nel tempo e progressivamente abbiamo appoggiato lo sportello del difensore civico sul servizio dell'URP. Quindi in buona sostanza la provincia ha un ruolo di interfaccia, di primo accompagnamento nei confronti del cittadino. All'esito dell'inquadramento della problematica la provincia effettua un lavoro di preistruttoria e poi investe ovviamente l'ufficio regionale con tutti gli apparati del caso per il proseguo del procedimento e della pratica. Quindi un'attività importante, credo, di facilitazione nei confronti dei cittadini e che anche all'esito del rinnovo della convenzione si estende anche a ambiti, diciamo, che erano un po' meno battuti negli anni scorsi, all'ambito sanitario, all'ambito, diciamo, del contenzioso tradizionale e, diciamo, altri ambiti che sono sicuramente di interesse per i nostri cittadini. Credo che sia un passo di avanzamento importante che ha come obiettivo finale ovviamente quello della riduzione del tasso di conflittualità fra pubblica amministrazione e cittadino, che alla fine è il vero obiettivo delle istituzioni, ma credo anche dei cittadini. In una società sempre più complessa i cittadini hanno problemi molto rilevanti sotto tanti profili. Sappiamo le concentrazioni per esempio dei servizi pubblici hanno determinato un allontanamento delle società e degli sportelli in tanti casi dai comuni soprattutto più piccoli, e quindi occorre dare dei punti di riferimento dove poter porre le questioni, avere risposte e soprattutto risolvere problemi che sono quotidiani ma che possono essere per le famiglie anche molto rilevanti. L'Istituto del Difensore Civico e fra questi a livello regionale è stato rinnovato, come Consiglio regionale ci aspettiamo dei numeri importanti, non soltanto perché la società è sempre più complessa, ma anche perché c'è un investimento importante da parte del Consiglio regionale, delle istituzioni su questa figura e ci aspettiamo, la dottoressa Annibali riporti risultati assolutamente soddisfacenti. Sono una porta d'accesso per i cittadini, non solo nell'ordinaria amministrazione, nell'espletamento delle pratiche, ma anche una modalità con la quale
gli stessi possono rivolgersi anche per fare istanze, rappresentare problematiche che spesso nel rapporto con la pubblica amministrazione hanno origine. Devo dire che la provincia di Pistoia da questo punto di vista ha sempre avuto un'attenzione spiccata, molte sono state le convenzioni fatte anche con i comuni, poi sappiamo bene qual è stata la dinamica delle province. Oggi si ripropone un rapporto virtuoso con la Regione Toscana, mettendo peraltro a disposizione una figura di comprovata esperienza e competenza, ma che anche rappresenta un simbolo importante, l'avvocato Annibali, nel contrasto alla violenza contro le donne, che in queste fasi, in questi giorni, ancora popola le nostre cronache. Quindi credo che sia anche una testimonianza molto importante, al di là di una mansione strategica che certamente assolverà con impegno e competenza, come sappiamo lei sa lavorare. Torniamo nella sala gonfalone del Palazzo del Pegaso, dove di solito effettuiamo anche noi le interviste ai consiglieri regionali durante le sedute d'aula, ma ci entriamo per festeggiare un regista toscano insignito di una targa. Lui è Alessandro Sarti, il presidente del Consiglio regionale ha consegnato proprio la targa per il suo impegno nel cinema al regista. Alessandro Sarti è nato e vive a Puntassieri, ha preso parte a numerose missioni umanitarie per la popolazione del Sahrawi e tante altre iniziative benefiche. Peraltro nel 2019 è uscito anche il libro Sergio Forconi, uno spettacolo Duomo, medaglia di bronzo al Premio Firenze, e però sempre nel 2019 ha avuto un grandissimo successo perché ha iniziato le riprese del film su Leonardo da Vinci, che poi è uscito nel 2021. Il titolo del film è Quel genio del mio amico. E poi peraltro l'ultima fatica è recentissima, nel 2023 esce il film Che bella storia della vita, con un cast che vede tra gli altri Sandra Milo, Sergio Forconi, Roberto Caneschi, che peraltro è anche il coautore del soggetto insieme ad Alessandro Sarti. Vediamo il momento e le motivazioni appunto per la consegna di questa targa. Arte, storia, cultura, tradizioni, sostenibilità, e per questo, per queste ragioni, per il suo amore per la Toscana, per la sua capacità di saper raccontare chi eravamo ma anche attualizzarlo al presente, a partire dal suo ultimo film su un grande toscano, uno dei più grandi, Leonardo da Vinci, abbiamo deciso oggi di conferire una targa, un riconoscimento ad Alessandro Sarti per il suo lavoro di regista e per il suo amore per la Toscana. Cercare di far vedere le ragioni della bellezza di questa Toscana, che non nasce ieri e per sbaglio, ma nasce attraverso i tanti personaggi e le tante realtà che hanno cercato di valorizzare questa straordinaria regione, e a noi spetta il compito anche di portarla in giro per il mondo, per le bellezze, per le peculiarità, per tutte quelle cose che ci fanno sentire orgogliosi di essere veramente toscani. Apparteniamo a una realtà straordinaria, la storia ce lo insegna, e a noi spetta anche il compito di valorizzare questa storia e le sue bellezze attraverso una delle cose più belle, il cinema in questo caso. Sono felicissimo di ricevere questo premio, un premio del presidente del Consiglio regionale, ma anche del Consiglio stesso, e quindi come dire, ha un valore assoluto per tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ovviamente si virgolettano le radici e le origini di un lavoro, per quella che c'è scritto sulla targa, per la settima arte, per il cinema, con un occhio di attenzione per questa regione straordinaria, la Toscana. Devo dire che noi, consegnando questo premio, abbiamo voluto sottolineare però anche un aspetto della biografia di Alessandro Sarti, che lo vede attivissimo nei confronti delle popolazioni del mondo che hanno più bisogno, si è dedicato in particolar modo a Cure to Children e alle popolazioni del Sahrawi. Quindi il lavoro di un creativo, di un artista, che però ha trovato spazio nel suo cuore e nella sua mente anche per tutti coloro che hanno bisogno di un'attenzione in più, e questo gli fa onore. Quindi una grande festa oggi al Consiglio regionale, festeggiando un profilo di un bel toscano che ci piace onorare e ringraziare per il suo lavoro. Alessandro Sarti è un concittadino della comunità che amministro, e voglio dire, oltre che essere un amico da tanto tempo, quindi è veramente un onore, un piacere essere qui a consegnare questo riconoscimento, che è un riconoscimento
meritatissimo rispetto a un lavoro che lui appunto ha condotto in questi anni, che è proprio appunto ci ha aiutato a raccontare, no, la Toscana, la storia, e soprattutto, come dicevo prima, appunto a coinvolgere le comunità che lui ha reso protagoniste all'interno di una pellicola, di più di una pellicola, perché appunto Alessandro ha oramai da anni intrapreso questa strada. Lo è stato celebrato anche la sua capacità di cogliere una sfida grandissima, che è quella del budget, perché appunto i film, il cinema è una impresa davvero importante, riuscire a realizzare un film con budget basso, specialmente quando si parla di film in costume. Ecco, io non sono sorpresa, perché appunto Alessandro è abituato e ci ha abituato ad alzare l'asticella, a porsi dei grandi obiettivi e a riuscire, nonostante le tante difficoltà, a raggiungere il traguardo che si è prefissato, e anche in questa occasione, in più di un'occasione, in queste sue realizzazioni ci ha abituato a questo. Quindi davvero è un grande piacere, un grande onore. E poi ovviamente la sua poi sempre il suo pensiero a dedicare il frutto del lavoro a iniziative di beneficenza e di aiuto a chi è più in difficoltà. Mentre dipingevo mi sono passate davanti tutte le persone a me care, da Zoroastro, il Salai e soprattutto voi. I sarti come regista gli ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molte volte lui si metteva, invece di stare dietro la cinepresa, si metteva davanti le prime volte. Io guarda davanti, ci devo stare io, se tu devi stare di dietro. E allora piano piano gli ha imparato, e devo dire che è diventato un ottimo regista, veramente. Io sono modesto, oggi sono modesto. Oggi è un giorno particolare per me, finisco gli anni. Sono nato il 3 ottobre, quindi oggi. E stamattina mi sono messo a fare il conto degli anni, no? Uno di solito diceva 80 anni, 82, 10, 23, no, mi sono messo a farne 1, 2, 3, e ogni anno c'avevo dei ricordi, no? Insomma, a un certo punto dell'ora di pranzo ho messo un segno e comincio domani, perché insomma, non mi ricordo più di che. No, voglio raccontare tutto nei ricordi, no? E allora ho messo il segno, se ritrovo il segno domani. E beh, quindi non poteva terminare il suo appuntamento con appunto Sergio Forconi, al quale auguriamo, anche se leggermente in ritardo di qualche giorno, un felicissimo compleanno e un caloroso abbraccio. Grazie a voi gentili amici per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo, per tutte le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.